basta della semplice carta per rendere il Natale veramente speciale. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi continua il nostro lungo viaggio all'insegna della creazione delle decorazioni natalizie. Faremo insieme una sfera di carta e questa volta sarà solo di carta, senza neanche un pizzico di colla. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre sfere di carta ad incastro, semplicissime da fare. Innanzitutto troverete sulla pagina Facebook di Arte per te lo schema dei pezzi che potete stampare in formato direttamente A4. Troverete tre misure di sfere. Guardate, potete stamparlo sia su foglio bianco che, come ho fatto io, anche su fogli decorati. Ora non so se riuscite a vederlo, vedete? Ma io ho stampato, qua ce n'è uno, la pagina. L'importante è appunto che la stampante sia una 4 e ci servono 12 pezzi per ogni sfera. Ovviamente se le dimensioni cresceranno vi occorreranno più fogli da stampare. Io qui ho già ritagliato i 12 pezzi, guardate come sono questa sorta di margheritine con ogni lato spezzato a metà, tagliato a metà, ma vi basterà seguire le regole e le linee del template e vedrete che vi troverete benissimo. Allora, cercate album Natale 2015 Arte per te. All'interno di questo album vedrete la foto della sfera e il template con video relativo, quindi andatela a cercare e lo troverete. Io per sicurezza ve lo lascio nel box informazioni, il link diretto per accedere agli schemini. Quindi ci occorreranno delle forbici per ritagliare le nostre forme, un nastrino per fare il gancetto e, se vogliamo, per arricchire il tutto, una perlina. In più ci occorrerà un ago, qualcosa per bucare il primo dei fiorellini e per fare passare attraverso appunto il nostro nastrino. E poi ci occorrerà anche un pezzo di nastro adesivo. Iniziamo subito. Innanzitutto iniziamo con il ritagliare le nostre formine. Arrivati a questo punto, in arco tutte le linguette verso l'alto, perché questo farà sì che gli incastri vengano molto meglio a farsi dei vari pezzi. Quindi prendo il pezzo che dovrà essere quello centrale superiore e lo foro con un taglierino, con un punteruolo al centro, così. Da questo foro faccio passare un laccetto che sarà appunto l'appendino della nostra decorazione. E voilà, è fisso il gancetto di sotto con un pezzettino di semplicissimo scotch trasparente, in modo che lui non si muova più e che stia tranquillino tranquillino al suo posto. Adesso ci serve un pezzo per ogni aletta di questo fiorellino, chiamiamolo così, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 5 pezzi. Vi faccio vedere come incastrarli tra loro. Prendiamo quello centrale e prendiamone un altro e un'aletta, il taglio di un'aletta deve inserirsi nel taglio di un'altra aletta. Il primo è facile perché avrà solo un incastro, voilà, fatto, incastrati tra di loro, vedete? Adesso prendiamo il secondo pezzo e incastriamo la luccia con quella superiore, anche qua, così. Fatto questo vi accorgerete che due laterali corrispondono bene, queste due vanno incastrate a loro volta insieme, quindi uno e due e le inserite così, quindi si avrà il sopra e il laterale. Terzo pezzetto, quindi anche lui sopra e anche lui laterale. E voilà, quarto pezzetto sopra e anche lui laterale, quindi sopra e laterale. L'ultimo pezzetto invece andrà incastrato sopra, sul laterale destro e ovviamente sull'ultima luccia del laterale sinistro. Quindi prendiamo e incastriamo il sopra,
incastriamo il laterale destro e incastriamo il laterale sinistro. Voilà! Carino, no? Guardate, già abbiamo mezza sferetta fatta. Adesso continuiamo ad incastrare altri 5 petalini, quindi altri 5 elementi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella riga successiva gli incastri saranno di più, perché appena aggancio entro e aggancio il primo, quello di sopra, automaticamente me ne troverò un altro accanto e aggancerò anche quest'altro. Quindi anche qui due agganci, superiore e laterale, solo che il laterale è leggermente più spostato, ma ve ne accorgete perché proprio si baceranno i pezzi. Ok, mettiamone un altro. E allora incastro la parte superiore e incastro la parte laterale. Ne prendo un altro e anche qui incastro la parte superiore, voilà, e incastro anche la parte laterale, voilà. Ne metto un altro, incastro la parte superiore e incastro anche la parte laterale. Metto l'ultima che manca qui superiore, qua se n'è sganciata una, quindi, e poi laterale. Ok, e naturalmente per le ultime bisogna chiudere il giro, quindi gli agganci saranno di più, dobbiamo agganciare con tutti i punti che sono ovviamente sganciati. Bene, arrivati a questo punto agganciamo l'ultima fila, quella e facciamo in modo che ogni elemento sia collegato con quello accanto, e voilà. Giunti a questo punto, quindi avremo da agganciare soltanto l'ultimo pezzo. E allora, questo è molto facile perché si aggancia un pezzo per ogni petalo, quindi 1, 2, a giro tondo, 1, 2, 3, 4, e 5. E voilà, che graziosa che è! Ed eccola qui la nostra decorazione, totalmente ad incastro, totalmente di carta, carinissima, semplicissima da fare, solamente piccoli incastri che determinano appunto la sfera di carta, tra l'altro con fantasie deliziose che potrete scegliere di volta in volta. Io ne ho fatte due, guardate, prima e dopo, perché prima devo capire come spiegarvi bene gli incastri, e guardate che sono deliziose, veramente veramente bella. Con pochi soldini riuscirete a fare delle decorazioni squisite, sono bellissime anche tutte bianche, quindi con semplice carta o cartoncino, con semplice carta di fotocopie, sono bellissime anche con carta colorata, magari abbinata a due i colori, insomma sbizzarrite la vostra creatività e fatemi vedere come le creerete voi. Io intanto vi lascio la foto e noi ci vediamo dopo. Carina la nostra sfera, guardatela qua in tutto il suo splendore, fatto solo di carta, tutta ad incastro, è molto carina, molto leggera, potete appenderla quindi anche ai lampadari, anche a situazioni un po' differenti, ma potete usarla anche come tag per regalino o come segnaposto. È una sferetta veramente elegante, pulita, carinissima, che potrete declinare in 250.000 varianti a seconda della carta che utilizzerete. Anche semplicemente con la carta delle fotocopie
viene bellissima. Se vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, condividete questo video, vi aspetto su tutti i miei social, i link li trovate nel box informazioni, vi aspetto sul mio canale Ombretta e sul mio canale Due Cuori e Una Cappa, vi aspetto, venite a trovarmi e soprattutto vi aspetto qui per il prossimo video. Buona preparazione al Natale con cose semplici ma di effetto, e da Ombretta e da Arte per te è tutto. Al prossimo video, ciao! Natale, guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te.